Siamo tornati. Aggiornamento su due partite. Latina pareggia contro il Crotone, e chiude la partita con un poker secco. Cesena 4, Ternana 0. Rigore, alta sul fondo. Andiamo, ricordo Lanciano 1, Pescara 2. Sono tutte nei minuti di recupero. Ha sbagliato, secondo me, nell'azione il Crotone, che poteva anche vincere questa partita contro Latina, ma non è che ha sfruttato tantissimo, perché ha fatto un errore fatto un errore difensivo, e per questo ha comunque sbagliato. Siamo proprio in collegamento da Latina, Budimir, Dumitru. Quindi Crotone 41. Allora, Ascoli 1, Novara 3, finisce anche Latina 2, Crotone 2, rimane Crotone 2. Kupić, quindi Brescia in 10, gioca questa finale di partita, questo finale di partita. Fischia l'arbitro, Brescia 1, Spezia 1, Como. L'arbitro, vediamo che mette a Como il fischietto in bocca. Schietto in bocca. Quindi si continua, si potrebbe continuare per un po' di secondi la partita tra Lanciano e Pescara. Como è finita. L'Avellino batte il Como in casa, quindi il Como per l'ultima. L'ultima, quindi si è finita. Il Como è stato battuto in casa dai lupi. A Lanciano si gioca.
Quindi è rimasto solo Lanciano Pescara, Lanciano 1, Pescara 2 e poi vediamo un po'. Un po' di Bundes, sono rimasti invariati: Eintracht Francoforte 2, Werder Brema 1, Hamburgo 0, Augsburg 0, Colonia 0, Dortmund 1, Ingolstadt 0, Leverkusen 0, Hannover 0, Bayern Monaco 1. Invariati i risultati di Bundesliga. Funzione per il Pescara. La partita dovrebbe essere finita. Ancora qui per questa ultima azione che concluderebbe le partite di Serie B. Poi fra mezz'ora si conclude tra mezz'ora la partita di finisce. Vi ricordo i risultati: Ascoli 1, Novara 3, Cesena 4, Ternana 0, Entella 4, Vicenza 1, Brescia 1, Spezia 1, Lanciano 1, Pescara 2, Latina 2, Crotone 2, Trapani 1, Provercelli 0 e Como 0, Avellino 1. Facciamo una breve pausa con la sigla per salutare la Serie B. E riprendiamo con diretta gol Bundesliga. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Abbiamo salutato la Serie B, vediamo questa diretta gol Bundes, che andiamo più o meno fino alla fine. Fino alla fine. Ancora, palla è stata per la. Che ha avuto una bella occasione il Werder Brema per il gol del pareggio. Per questo c'è stata una grande. C'è l'angolo, sbaglia. Il Werder Brema sbaglia. Ancora balla per il Borussia Dortmund. Riparte il Dortmund 3 contro 2. Vediamo 3 contro 2 3 contro
di calcio di punizione per il Borussia di Dortmund. Mancano poco più di 20 minuti alla fine delle partite di Bundesliga. Saper reiniziare la partita tra Valencia avanti Leverkusen, Ingolstadt 0, Leverkusen 1, quindi anche che qui è cambiato il risultato. Ingolstadt 0, le Bayern Leverkusen 1. Francoforte. C'è il grande occasione del Francoforte, grandissima è stata l'occasione che proprio ha provato il giocatore di Francoforte, ma sfiora il palo e purtroppo la sfiga pazzesca ancora una volta per Lane che ha fatto Francoforte. È già riniziata tra Valencia e Getafe la partita. Poteva anche chiuderla il Borussia di Dortmund, solo che hanno rimesso la palla fuori e quindi c'è stato calcio d'angolo per Borussia. Vediamo. Sbagliato il calcio d'angolo per il Dortmund, ma c'è stato un errore per l'1-0 del dell'Augsburg. Quindi ancora Valencia 2, Getafe 2, quindi qui c'è stato il gol del Chicharito Hernandez, quindi Ingolstadt 0, vantaggio della Augsburg sull'Amburgo, Amburgo 0, Augsburg 1, vediamo, ecco, Amburgo 0. Appena entrato il centrocampista ceco del Augsburg, segna e il pallone nuovamente dietro la porta del portiere del dell'Amburgo. Quindi calcio di punizione per il Bayern Leverkusen, mancano 14 minuti alla fine di tutti i campi
di Bundesliga.